Festa del Piemonte, ma che bella storia! Verbano Cusiossola ha deciso la ristrutturazione dei due ospedali. Test prenatali gratis per le gravidanze a rischio medio. Nuova edizione di Consiglio News, apriamo con la Festa del Piemonte che si celebrerà il 19 luglio. Tanti gli avvenimenti in programma. Festa del Piemonte, ma che bella storia! Festeggiamo insieme ciò che siamo da sempre e questo lo slogan che accompagnerà le iniziative che il Consiglio regionale ha organizzato in collaborazione con l'Associazione Festa del Piemonte al Cold Sietta per la prima edizione della festa istituita quest'anno con legge regionale che si celebra il 19 luglio mirata a diffondere la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'originale patrimonio culturale regionale di diffondere la conoscenza dello statuto e dei simboli della regione. Evocare sui montagni a oltre 2000 metri le gesta eroiche che hanno fatto pochi piemontesi contro un grande esercito, quello francese. La prima volta che il Consiglio regionale a livello istituzionale partecipa attivamente con tutti i 1180 comuni della regione Piemonte, con tutte le istituzioni, sperando che tutti vengano su col proprio stendardo, la, la propria bandiera locale uniti, come abbiamo sempre detto più di una volta, eh, sotto un'unica bandiera che è quella del nostro Piemonte, del nostro Trapop. Tra i tanti avvenimenti in programma, la mostra I ragazzi del 79, Giovani idee per lo stemma del Piemonte, che sarà allestita dall'11 luglio al 2 settembre presso l'URP del Consiglio regionale. Sempre l'11 luglio, il Consiglio ha deciso di organizzare una seduta aperta dell'Aula dedicata proprio alla festa del Piemonte. Domenica 16 luglio si svolgerà al Colle la rievocazione storica della Battaglia della Sietta. Fino ai giorni nostri la sietta è proprio il segno del Piemonte Nuovo. Piemonte combattente, Piemonte tosto, il Piemonte che non si tira indietro, lì nasce il Bojanen che viene poi male interpretato, ma che vuol dire qui rimarremo a difendere i nostri confini. Il dettaglio di tutti gli eventi in programma è consultabile sul sito cr.piemonte.it Verbano Cusio Ossola ha deciso la ristrutturazione dei due ospedali esistenti, contraria all'opposizione, secondo cui sarebbe stato preferibile realizzare una nuova struttura. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di deliberazione che prevede per la riqualificazione della rete ospedaliera del Verbano Cusio Ossola la ristrutturazione degli attuali presidi di Verbania e Domodossola, anziché l'edificazione dell'ospedale unico di Ornavasso. L'opposizione ha votato contro il provvedimento. Respinti gli oltre 100 emendamenti proposti dal primo firmatario Domenico Rossi, Partito Democratico, e sottoscritti dai gruppi di opposizione favorevoli all'opzione dell'ospedale unico. Sono 200 milioni di euro a fondo perduto per un territorio difficile, di montagna, con delle difficoltà oggettive rispetto ad altri. La sfida sarà fargli fare cose diverse partendo da un polo chirurgico Domodossola e un, un polo medico eh, Verbagna ma siamo convinti che è l'unica opzione realizzabile. La scelta di mantenere i due ospedali nel VCO è antistorica. Non è un caso che sindaci, ordine dei medici, sindacati, esperti, gli stessi studi finanziati dalla Regione dicevano di fare il contrario, cioè di fare un nuovo ospedale unico e baricentrico. Nel corso della discussione generale, l'assessore alla sanità Luigi Icardi ha precisato che, secondo gli studi effettuati, l'ospedale di Ornavasso si presentava funzionale dal punto di vista gestionale, ma piuttosto oneroso al netto della prevista lievitazione dei costi. Ci sono due soluzioni entrambe valide, una più costosa, l'altra meno, e sono entrambe degne della scelta di questo Consiglio. E Vi invito a votare la soluzione che riterrete più opportuna, entrambe sono lecite, possibili, valide. Test prenatali gratis per le gravidanze a rischio medio. Via libera la proposta di legge mirata a evitare esami diagnostici invasivi come amiocentesi e vilocentesi. Le donne in gravidanza a rischio medio potranno accedere all'innovativo test NIPT, non invasive prenatal test, a carico del sistema sanitario. È quanto previsto dalla proposta di legge approvata a larga maggioranza, prima firma Sara Zambaia, Lega, che inserisce il test all'interno dell'agenda di gravidanza fornita dai consultori a tutte le gestanti. La norma, che introduce uno stanziamento di 650 mila euro in tre anni, prevede l'erogazione del NIPT anche per le donne con gravidanza gemellare o in seguito a procreazione medica assistita. Facendo così noi abbattiamo del 96,8% la diagnosi eh, invasiva, quindi questo è già un grandissimo eh, atto di modernità, insomma, di, di, di rispetto, di progresso anche della scienza e proprio di rispetto anche verso le future mamme, ma è anche un grandissimo Grandissimo atto di risparmio in termini di bilancio. Relatrici di opposizione Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare. Una legge molto importante che prevede la gratuità del NIPT test, vale a dire il test del DNA fetale. Oggi era una prestazione a pagamento nella nostra regione perché non riconosciuta dai livelli essenziali di assistenza. Il Piemonte ha deciso di renderlo gratuito per quelle donne che presentano una gravidanza a rischio intermedio. Unico punto di disaccordo tra le forze politiche è la presenza delle associazioni del terzo settore accreditate all'interno dei punti nascita per sostenere psicologicamente le gestanti. Una proposta che ha visto la contrarietà di Francesca Frediani tramite due emendamenti respinti, Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi e Diego Sarno, Partito Democratico. Approvati due emendamenti della stessa accossato sull'istituzione di un tavolo scientifico permanente per valutare periodicamente l'impatto della nuova legge e l'evoluzione scientifica dei test. In dichiarazione di voto Silvio Magliano ha annunciato l'astensione del gruppo moderati sull'intero testo. L'Aula ha anche approvato a larga maggioranza un ordine del giorno a firma Francesca Frediani per inserire nell'agenda della gravidanza informazioni sulla diastasi addominale e avviare il percorso per introdurre l'intervento come prestazione all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. Istituito il servizio di psicologia scolastica. Via libera l'unanimità da parte dell'Aula alla proposta di legge presentata da Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Unione Popolare, che istituisce il servizio di psicologia nelle scuole piemontesi rivolto a studenti e studentesse, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo, che opera nell'ambito scolastico. Per questa nuova legge è stata prevista la clausola valutativa e i fondi stanziati ammontano 200 mila euro annuali per tre anni. L'intento è quello di dare un primo forte segnale nei confronti del crescente problema del disagio giovanile. Parliamo dei ragazzi che possono essere intercettati nell'ambito in cui trascorrono più tempo, quindi l'ambito scolastico. Relatori di maggioranza Alessandro Stecco, Lega e Alessandra Biletta, Forza Italia. Poter intercettare in fase precoce i primi disturbi, i forme lievi per evitare che diventino più gravi, più severe e possano portare ulteriori problemi. Crediamo molto in questa funzione, in questa attività e in questa prevenzione. Relatori di opposizione, oltre alla prima firmataria Francesca Frediani, Sean Sacco, Movimento 5 Stelle e Silvio Magliano, moderati. Sono intervenuti in discussione generale anche Diego Sarno, Partito Democratico, e Giorgio Bertola, Europa Verde, entrambi favorevoli all'approvazione del provvedimento. In precedenza l'Aula aveva approvato all'unanimità la relazione del Presidente Stecco sull'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Sanità sul disagio psicologico post covid e il rischio suicidario nella popolazione, con particolare riguardo a minori, soggetti fragili e persone esposte professionalmente. I ragazzi e le ragazze dell'Istituto Bodoni-Paravia di Torino sono stati protagonisti al Cinema Centrale con il loro cortometraggio vincitore di uno dei concorsi dedicati agli studenti indetto dal Consiglio regionale. È stato proiettato al Cinema Centrale di Torino il cortometraggio 18 dicembre sempre presenti, vincitore della sezione video della 42esima edizione progetto di storia contemporanea, indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Il video realizzato e interpretato dagli studenti e dalle studentesse della classe quinta dell'Istituto Bodoni-Paravia di Torino ricorda la strage del 18 dicembre 1922 messa in atto dai fascisti contro gli oppositori del regime e riflette sugli ideali che animavano antifascisti e liberali. Un momento di presentazione pubblica aperto alle famiglie era il miglior modo per concludere con una festa, un percorso formativo che li ha accompagnati negli ultimi mesi. È un'esperienza sicuramente non facile, ma ci siamo divertiti, ci siamo messi in gioco, ci siamo sicuramente eh, impegnati al massimo. Spero che almeno uno di noi inizia a fare carriera in questo campo. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!